Collaborazione e sinergia per costruire la pace. Il Comune di Castel San Giorgio ha aderito all'iniziativa Costruttori di Pace questa mattina, il voto unanime in Consiglio Comunale. E tra i punti all'ordine del giorno che hanno avuto l'ok dal parlamentino cittadino, anche i lavori di completamento della via di esodo da Siano, la presa d'atto del progetto definitivo e l'adozione della variante urbanistica di riferimento. Il recepimento poi anche della Carta Europa della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale del Libro Bianco della Commissione Europea. Un'assise importante che ha visto un voto di unione tra maggioranza ed opposizione e così anche sulla mozione presentata dal consigliere di opposizione Antonino Coppola. Castel San Giorgio, su istanza dell'assessore Antonia Salvati, ha fatto sì, ha approvato all'unanimità anche dell'opposizione una delibera per la pace. Quindi anche Castel San Giorgio è un comune per la pace, avremo la nostra bandiera della pace, quindi questo è un fatto estremamente positivo. È stato un bel consiglio comunale, un consiglio comunale costruttivo dove sono state approvati dei punti importantissimi all'ordine del giorno, come la definizione delle controversie tributarie, che quindi è una cosa estremamente importante per la cittadinanza e perché serve a far cassa al comune. Pur non condividendo come ideologia politica questa sorta di definizioni bonarie, perché io penso che le tasse vadano pagate al momento giusto, perché questo potrebbe costituire una discriminazione per alcuni cittadini, mi rendo conto che in un momento post pandemico applicare questa norma sia un fatto estremamente positivo. Ma non è l'unica cosa, abbiamo poi attuato le convenzioni, lo schema di convenzioni per il PUA. Beh, devo dire la verità, l'atteggiamento dell'opposizione in questa seduta consiliare è stato estremamente costruttivo, ha espresso il suo parere come giusto che sia, perché guai a Dio se l'opposizione non lo facesse, lo ha fatto in maniera costruttiva ed ha anche votato favorevolmente i punti che condivideva. Vanno premiate le iniziative lodevoli, come abbiamo fatto. Portiamo avanti, diciamo, anche delle votazioni favorevoli quando le iniziative, come dicevo, sono lodevoli. Sicuramente non è un'opposizione connivente, bensì un'opposizione attenta, vigile e vicina alla gente. Abbiamo avuto un po' di problematiche sul recepimento della carta del Forum dei Giovani. Era stata già recepita nell'anno 2010 e quindi oggi era possibile solo ed esclusivamente apportare modifiche al regolamento, bensì l'amministrazione ha scelto di, piuttosto che modificare il regolamento, recepire di nuovo e quindi ricominciare anche, diciamo, dalla prima fase per la costituzione del Forum dei Giovani. Ma io credo che l'opposizione deve essere costruttiva, è un obbligo dell'opposizione, perché noi siamo qui non per contrastare qualcuno, ma per proporre cose utili per il Paese. È stata accolta dalla maggioranza con mia soddisfazione, con soddisfazione di tutti, perché abbiamo deliberato di recepire una legge regionale, la numero 13 del 2022, che è quella della rigenerazione urbana. Quindi il PUC deve recepire questa legge e deve adeguare lo strumento urbanistico alle disposizioni di questa legge, che sicuramente vanno a favore dei cittadini, della comunità e dell'intero Paese.